Una partita bella, spettacolare, giocata col cuore e con la grinta necessaria. La Pallavolo Cirignola si porta a casa una nuova vittoria nella 10ª giornata del campionato di pallavolo Serie B2 femminile. Le Fucsia, allenate da Francesco Scarvi, hanno battuto anche la vice capolista del torneo, una Oblon di Napoli che certamente, a parte qualche errore, avrebbe potuto giocarsela di più. I primi due set sono stati perfetti per la formazione Fucsia, che si è li ha aggiudicati con il parziale di 26-24 ai vantaggi, lottando punto su punto contro la formazione avversaria, e 25-19 il set secondo. Poi un pericoloso passaggio a vuoto consente allo Pronti Napoli di accorciare le distanze e di andare sul 2-1. La partita poi si trasforma in uno show con protagoniste Gidere e Luna, ma soprattutto anche le due M, Martinelli e Tarantini, che hanno dato un qualcosa in più, oltre a Chiara Dorni, che è stata eletta miglior MVP della serata. Adesso la condizione è quella di poter tornare con questa vittoria e di proseguire nel cammino di lottare almeno per i playoff, per la promozione, per il salto di categoria. Tutto è ancora da definire, ma c'è ancora una stagione da vivere, tutto ad un fiato. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro l'Accademia Benevento, in cui cercare di tornare alla vittoria anche in trasferta potrebbe essere utile per tutti. Mimmo Siena, World News Web 24, Palla Sport, Nando Di Leo, Cirignola, Foggia.